Benvenuti. Ho sentito che già il sottosegretario ha a lungo parlato di questo periodo che abbiamo trascorso insieme al Ministero e non voglio ripetermi. Benvenuti, benvenuti qui, ma soprattutto benvenuti nella magistratura. Questa stagione è stata segnata da un grande desiderio di rinnovamento della giustizia. Uso questa parola perché è la parola che ha usato il Presidente della Repubblica recentemente in qualche intervento pubblico. Rinnovamento è bello, è una parola che denota la vitalità di un organismo, no? Di una continuità, ma che si vuole appunto rinnovare come accade soltanto agli organismi viventi. E voi ne siete la prima immagine, sarete i primi che entrano nel servizio della giustizia dopo che si è conclusa questa fase di riforme normative importanti e nel mezzo di una trasformazione organizzativa altrettanto importante. Quindi sarete i primi interpreti, avete l'energia come chi inizia soltanto, l'inizio è il momento più bello ed è il punto in cui sempre bisogna ritornare per attingere entusiasmo, motivazione, perché nell'inizio in qualche modo c'è già tutto quello che poi si svilupperà, perciò è bello poter accogliere qui oggi chi porterà in tutti gli uffici giudiziari motivazione, ideali, competenze fresche, perché anche questo è importante, e mi auguro veramente tanta voglia di fare per il nostro servizio di giustizia che ha una qualità invidiabile in tutto il mondo, qualche problemino da aggiustare, ma su questo ci lavoreremo insieme. Io non voglio usare questo tempo, come dire, per fare prediche o cose di questo genere. Siete già stati accolti dal Capo dello Stato qualche mese fa. È stata molto bella quella cerimonia in cui il Capo dello Stato e il Presidente Lattanzi hanno detto parole veramente molto belle a cui è bello ritornare insieme. Ma piuttosto vi vorrei invitare, se ne avete voglia, a fare qualche domanda. Non abbiamo tanto tempo perché poi ci saranno tutti i vertici del Ministero che vi racconteranno un po' come funziona questa importante istituzione. Però io starò qui con voi qualche minuto. Se vi viene voglia di farmi qualche domanda, sono a vostra disposizione. Vedo tante donne, questo è un aspetto con tutto rispetto per voi maschi, però che mi fa sempre piacere sottolineare perché tante volte mi sono trovata a raccontare la storia della esclusione delle donne della magistratura che è arrivata fino ad anni troppo recenti. Dopo 15 anni che era in vigore la Costituzione, ancora c'era la legge che vietava alle donne di entrare in magistratura e ora siete da molti anni in un numero che supera di gran lunga la metà, e questo è un segnale molto importante e un aspetto che non dobbiamo sottovalutare. Perché l'apporto diciamo così, della varietà della composizione sociale non può non essere riflessa anche in un corpo come quello, della magistratura. Il Ministero, voi sapete, ha una funzione veramente di servizio, siete voi i protagonisti della funzione giurisdizionale, da qui non arrivano né direttive né interferenze, guai se ci fosse qualcosa di questo genere. Ma secondo il dettato costituzionale, l'articolo 110 ha la funzione proprio di offrire il servizio e il supporto al vostro lavoro. Voi, ciascuno di voi è il potere giudiziario, no? La Corte Costituzionale sempre sottolinea, la magistratura è un potere diffuso, ciascun giudice è pienamente titolare della pienezza della funzione giurisdizionale. Il Ministero è a vostra disposizione per tutto quello che è la struttura organizzativa, le risorse del personale, ovviamente ha un lato anche politico di spinta e di proposta delle riforme normative. Questo Ministero è stato particolarmente impegnato su quel fronte, ma non soltanto. Ve ne accorgerete che quando sarete assegnati ai vari uffici giudiziari troverete
i ragazzi dell'ufficio del processo, troverete maggiore digitalizzazione grazie al lavoro dell'ingegner Delisi e della dottoressa Marconi, che insomma c'è un nuovo dipartimento di cui vi racconteranno, per dare un supporto ancora più moderno agli strumenti a vostra disposizione, e poi tante altre cose. Consideratelo sempre come un punto di riferimento a vostra disposizione, perché questo deve essere il lavoro del Ministero. L'insoddisfazione di fronte alla giustizia spesso c'è perché la giustizia non funziona, e va bene, se non funziona bisogna che funzioni, cioè bisogna e ancora anche su quel capitolo della nostra storia ci sono ancora delle pagine da scrivere e dei fatti da chiarire. Questo deve essere fatto, ma non basta. Allora, innanzitutto quello che a me colpisce della giustizia riparativa è che guarda al fatto reato come a un'azione che non è soltanto contro le regole della convivenza, ma che ferisce la persona, che colpisce, è contro la persona prima ancora che contro una regola, e guarda in faccia quella persona e quel tessuto sociale, perché poi soprattutto fatti così non lasciano soltanto una traccia drammatica nelle singole vite, ma in tutta la vita sociale. Allora, per me questo è l'elemento più interessante. La giustizia riparativa non è scritta con quel capitolo per sostituire, questo credo che vi sia molto chiaro, il percorso della giustizia penale. Per certi aspetti sono percorsi che si svolgono parallelamente, anche con dei tempi che possono essere totalmente asimmetrici, perché quando matura il desiderio di incontrarsi tra la vittima e l'autore del reato non si può sapere, anche perché deve essere un gesto totalmente libero da parte di tutte e due. Molto spesso il carcere è necessario per dare il tempo, anche per qualche lungo anno, per dare il tempo alla persona anche semplicemente di accorgersi che veramente ha compiuto certi gesti. Quando si parla con gli autori di certi fatti di sangue, sembra che parlino cioè è necessario tenere fermo tutto quell'impianto, ma creare quest'altra possibilità. Quando possono interferire, possono intrecciarsi i percorsi del processo penale o dell'esecuzione penale, quello della giustizia riparativa, è totalmente rimesso alla singola vicenda, che tra l'altro non riguarda solo una persona ma riguarda sempre entrambe le parti. Quindi sicuramente chiede al giudice, ecco quello che ho sentito diceva in chiusura il sottosegretario Sisto, di tenere sempre al centro la persona, tutte le persone coinvolte, le vittime, gli imputati, i parenti, i terzi, cioè guardate sempre alle persone. Secondo me quello della giustizia riparativa, il messaggio che dà, ci sono sempre delle persone di mezzo, con tutto quello che viene chiesto a voi, che quindi è in qualche misura una richiesta di usare tutta la vostra competenza, con però una partecipazione umana che nessun codice, nessun libro di diritto, nessuna sentenza pur scritta bene vi consegnerà. È qualche cosa di più, cioè veramente un compito grande, perché dice la giustizia fino in fondo chiede di ricostituire una possibilità almeno di dialogo, io non dico di riconciliazione, ma almeno di dialogo tra le parti. Chi non ha familiarità con queste cose della giustizia riparativa, io consiglio sempre di partire ascoltando i testimoni, ascoltando chi l'ha vissuta, ascoltando le storie di chi l'ha attraversata. Ci sono anche tanti film, tante documentazioni, tanti libri che narrano, perché è difficile capire che cosa succede, ma veramente è una cosa che fa bene alle vittime, agli autori di reati, alla società, ma bisogna vederla in atto. Siccome è un terreno nuovo, io chiederò anche alla scuola di
insomma, di offrirvi questa possibilità anche attraverso la possibilità di ascoltare la voce dei testimoni, che è la cosa più convincente, più che ogni altra spiegazione. Forse vi lascio, poi se avete, ovviamente adesso immagino che sia previsto anche un giro di tavolo in cui si racconta un po' più ordinatamente quello che accade al Ministero, e poi se avete delle domande specifiche sono sicura che ci sono persone pronte a soddisfare le vostre curiosità. Buon lavoro.